Allora, sono qui in Solidox e sono riuscito a fare anche la curva di testa, che è questa qui azzurrina, questa qua, ok? Questa e questa qui. Andiamo a vedere se tutto si modifica. Ho colorato anche gli schizzi dove il rosso è il diametro primitivo, il viola è il diametro, l'ellisse primitiva è il rosso. Questa qui, mentre questa è viola la curva di base e l'azzurrino è la curva di testa. Mi manca la curva di fondo, ok, la curva di piede, che andrò a farlo nel video prossimo e andiamo a vedere modificare, ok, modifichiamo questa qui, adesso la facciamo diventare 23, ok, e questa qui la facciamo modificare, la facciamo 52, ok, andiamo a vedere, facciamo Ctrl Q e dovrebbe aggiornarsi tutto, è un po', deve fare un po' di conti, ci mette un po', ok, e dunque abbiamo questo è il diametro, la curva di base, l'ellisse primitiva o curva primitiva e questa è la curva di testa. Ok, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.